Il Natale. Che inutile spreco. Che cos'è il Natale? Solo un giorno in meno per lavorare e un giorno in più per buttare soldi. Tutti presi a spendere e a festeggiare. Che idiozia. Prima o poi dovrò proprio farla cambiarla questa insegna. Jacob Marley, il mio vecchio socio. Sono ormai 7 anni che è morto. Che grande uomo era. Poveraccio. Buongiorno signor Scrooge, buon Natale! Guardala gratis! Con queste smacere da bambino. Buon Natale qua! Tanti auguri là! Pensa piuttosto a lavorare, che le chiacchiere non producono soldi. Buongiorno, signor Socorro, buon Natale! Anche tu, buon Natale! Ma cosa avete tutti con questo maledetto di Natale? Susio, non essere in colera è Natale. Tutti quelli che dicono sempre buon Natale sono solo dei poveri idioti. Dicevano buon Natale l'anno scorso. Oggi sono più vecchi di un anno e hanno pure speso un sacco di soldi e dicono ancora buon Natale. Sono solo degli idioti. Insomma, cosa vuoi nipote? Volevo solo invitarti al pranzo di domani, a casa mia. Ci sarà tutta la famiglia e ho pure invitato qualche amica, sai come? Più sì, meglio è. Ah, il pranzo di domani. Sicuramente ci sarà un grosso tacchino. Tanti dolci e dell'ottimo vino, vero? Certo, sì. E io dovrei vederti, mentre immagino così grosso spreco di denaro, arrivederci. Ma zio, io vorrei festeggiare con tutta la famiglia e anche tu sei la mia famiglia. Addio! Ben Dio, arrivederci signore Cristal, buon Natale. Arrivederci. Auguri. Sono in auto, signor Scrooge. Io andrei. Sì, Kratish, vai pure. Ma vedi di essere puntuale domani, capito? Ma signore, domani è Natale. Sa, ho una famiglia anch'io. E così vorresti startene a casa? Va bene, ma ti tratterò mezza giornata di paga. Quanti ti pago adesso? 500 euro? 550, signore. Ah, sì, vero. Ti diedi un aumento 6 anni fa. Grosso errore. Adesso vai. Va. Grazie, signor Scrooge. E buono. Arrivederci. Ora è arrivato il momento che faccio riposare queste vecchie ossa. Buonanotte. Che cos'è stato? Ebenezer Scrooge! Ma tu sei Marley! Ma non puoi essere! Com'è possibile? Tu sei morto! Ebenezer, la mia voglia era come te, per quanto mi ora. Sono costretto a vagare per il mondo, a scoprire la gente tutta a volte dei cantanti, e con un grosso peso da tenere dietro. Ebenezer, devi cambiare, funerare come me. Marley, ma cosa mi stai dicendo? Sei stato proprio tu ad insegnarmi questo mestiere? Come fregare i poveri? Come truffare i ladri? Appunto, Ebenezer Scrooge, non ti rimane molto tempo da vivere ancora in questo mondo. Sono stato mandato qui per dire che questa Ebenezer è la tua ultima possibilità. Cambia Ebenezer, cambia a offrire anche tu come me. Ma Jacob, cosa stai dicendo? Questa notte il film è la visita di 3 fantasmi e se vorrei ascoltarli loro ti diranno tutto. Addio Ebenezer. Jacob, ti prego, aspetta, dimmi qualcos'altro. Chi saranno? Aspetta, aspettami, fermo, ti esplico. Addio Ebenezer, addio. Chi è?
Cosa volete? Benzina. Mia benzina. Svegliati. Jacob Marley disse che sarebbero venuti dei fantasmi. Tu sei uno di loro? Sì, lo sono. Chi sei? Sono il fantasma del Natale passato. Sono venuto qui per aiutarti, non per spaventarti. Perché mi tormenti? Scendi dal letto, Scrooge. Seguimi e lo scoprirai. Ma fai presto, il viaggio sarà molto lungo. Ma qui siamo nel mio ufficio. E quelle lì siamo io e Belle. Come eravamo giovani e quanto la amavo. Cosa ci avrà allontanati? Ebbene sì, caro, siamo fidanzati ormai da diversi anni. Mi avevi promesso che ci saremmo sposati quando avresti avuto abbastanza denaro. Ma ora a te interessa più il denaro che me. Mi chiedo se dobbiamo rompere il nostro fidanzamento. Belle, io non ti ho mai detto che non ti voglio sposare. Ma è chiaro, di me ti importa ben poco. Un altro idolo ha preso il mio posto e sei capace di renderti felice più di quanto riesco a fare io, allora non devo dispiacermene. E quale sarebbe l'idolo che ha preso il tuo posto? Un idolo d'oro. Ecco la ricchezza del mondo. Non c'è cosa che si condanna tanto severamente quanto la ricerca della ricchezza. Sei cambiato, ho visto cadere a una tutte le tue più nobili aspirazioni, finché la passione dominante, quella per il denaro, ti ha preso interamente. E anche se fosse, anche se sono diventato più saggio, che vuol dire? Verso di te non sono cambiato. Il nostro impegno reciproco è di antica data. Risale al tempo in cui eravamo poveri e soddisfatti di esserlo. Tu sei cambiato. Ero un ragazzo. Forse è davvero giunto il momento che ti restituisca la tua tanto amata libertà. O forse mai cercato la libertà? A parole no, mai. Allora, in che modo? Di la verità, se tutto questo non fosse mai esistito, se non ci fosse mai stato nulla tra di noi, verresti tu ora a cercarmi, verresti a conquistarmi, no, vero? Come puoi dire questo, Belle? Perché in fondo lo pensi anche tu, e allora è meglio che ti restituisca la tua libertà, ciao. Belle, se vai via, non dare la colpa a me. Mamma mia, perché non arriva? Non ce la faccio più. Piacere di fare la tua conoscenza, Ebenezer Scrooge. Io sono il fantasma del Natale presente. Il piacere tutto è mio. Non mi sembri troppo convinto. Spirito, ieri notte sono stato trascinato con la forza, ma quello che ho visto ha risvegliato in me sentimenti che avevo dimenticato. Se stasera tu hai qualcosa da insegnarmi, io sono pronto. Vieni con me. La prima tappa stasera sarà la casa di tuo nipote. Allora, adesso se vi va facciamo un gioco. Io penso a qualcosa e voi dovrete indovinare che cosa è. Facendomi delle domande io però potrò rispondervi soltanto o con un sì o con un no. Ebenezer, il nostro viaggio deve riprendere. Ci è rimasto poco tempo e dobbiamo ancora fare vista al più impiegato. Sono le 9 e sua moglie e i suoi figli lo stanno ancora aspettando. Lui arriva sempre a casa da lavoro molto tardi, vero Scrooge? Dove sarà vostro padre? Perché tarda così tanto? Mamma, mamma, guarda, papà sta arrivando! Ehi, non così forte! Buon Natale! Buon Natale! Papà, papà, sei arrivato! Ehi, vieni qua, piccolo Tim! Come sei forte! Ogni giorno di più! Stai diventando sempre più robusto! Vieni, vieni! Ciao, caro, ma perché anche tu sarei fatto così tardi? Sai, il signor Scrooge domattina dovrà fare meno di me e allora mi sono portato un po' avanti con il lavoro. Non sapevo che Cratchit avesse un figlio tanto malato. Quante cose non sai su di lui, vero? E pensare che basta così poco, un tutto bene ogni tanto, non ti farebbe diventare povero. Ma comunque, mi sembra che si sta rimettendo, il piccolo intendo. Forse,
ma io vedo una sedia vuota a quel tavolo. Comunque il futuro non mi appartiene. Spirito, dimmi se il piccolo Tim vivrà. Sei tu dunque lo spirito dei Natale futuri? Dimmi che ne sarà del piccolo Tim, ti prego. Oh no, Dio, fa che non sia vero. È tutto colpa mia, del mio amore per il denaro, che mi ha fatto perdere di vista ogni altra cosa. Ma forse posso cambiare. Fa qualcos'altro, dopo tutto il futuro può essere cambiato. Non è vero, spirito? È il funerale più brutto che abbia mai veduto. Ti dico, non c'era nessuno, neanche un prete. Pare fosse un vecchio teccagno e non avesse a cuore nessuno. Certamente ha avuto la sua allora. Certamente, va bene, facciamo alla svelta. A casa mi aspettano. Non vale la pena stare tanto per uno così. Di chi stavano parlando, spirito? Chi non merita un pensiero gentile neanche da morto? Ebenezer Scrooge? No, spirito, non può essere vero. Cambierò, sono già cambiato. Mi avete mostrato queste cose e perché ancora mi date una speranza? Lo sento, promettemi che avrò ancora un'occasione. Onorerò il Natale e con esso tutti gli altri giorni dell'anno. Dimmi che potrò ancora cambiare. Le ombre che mi hai mostrato, giusto? Una fortuna, Ebenezer Scrooge. Dammi una possibilità. Sono vivo. Bene, ecco lì dove finiscono i miei soldi. Ok, miele, dolcetti. Ma signore, noi non... Prego, si accomodi. No, non ho alcuna intenzione di accomodarmi, visto che tu butta via i miei soldi. Ti lamenti sempre per il freddo e spesso arrivi pure in ritardo. Non mi lasci altra scelta che raddoppiarti lo stipendio. Eh? Ah, è così, eh? Beh, allora ti triplicherò lo stipendio e buon Natale. Ma signor Scrooge, io... Tu niente. Prenditi anche domani di vacanza. E quando torni, per prima cosa, compra un sacco di carbone. E non scrivi neanche una virgola prima che ci sia un bel fuoco in ufficio. Ora, penso proprio di dover andare. Buon Natale, amico. Tanti auguri, signora. Auguri, bambino. Grazie. Buon Natale. Auguri. Come let us adore.